primo. E già qua sono pronte per l'inizio del secondo tempo. Questa battaglia di 14-0 da Svizzera. E allora si comincia. Il pallone è recuperato da allora Wilders perdono palla nuovamente, rirecuperata questa volta da Salvatore. Poi di nuovo giocato. Vedete come cercano gli azzurri di mantenere il possesso facendo girare il pallone proprio in attesa che la squadra avversaria non riesca a coprire più. A un certo punto si decide per l'avanzamento e recuperato poi cerca spazio, attenzione. Azzurri che riesce a fermare a questo punto, pallone che viene buttato un po' indietro, allora Wilders che si devono ricongiungersi con questo possesso. Pallone che viene trattenuto e quindi di nuovo a disposizione dei Wilders di Maricias, poi il riciclo che riesce per Dennis. Resiste Dennis in piedi, quindi smistato da Visser, poi di nuovo per Richards, in qualche modo smistato da Azzurri, a fianco è arrivato un ospite che di questa versione qua è uno che ne sa molto. Poi Santa. Allora, a parte che poi la raccontiamo anche che abbiamo giocato insieme la settimana scorsa. Che partita. Intanto stiamo leggendo i dati del torneo, sicuramente è buono questo colla. Sì, sono molto impressionato della squadra dell'Italia, stanno giocando veramente bene in questo momento e si vede che l'altra squadra di KOOGA Wailers in questo momento stanno diventando un po' nervoso, si vede che stanno perdendo un po' la testa. In questo gioco si inizia a perdere la testa, prendi i punti contro. Diventa per più gli azzurri hanno la possibilità adesso di gestire questo vantaggio di 14-0. Sì, non hai tanto tempo, un breve tempo, e se riesci a tenere il vantaggio che hai è difficile per altre squadre per tornare in partita. Dicevo prima, non importa tanto avanzare quanto mantenere il possesso, ma facendo girare il pallone nel rugby a 7. Sì, è importante tenere il possesso e far girare che l'altra squadra prenda la palla, perché può succedere qualsiasi cosa. Guarda, anche qua da 22 si attaccano e possono andare in mezzo. C'è lo spazio, quindi ancora per l'attacco dei ragazzi, per il sindaco. Il sistema successivo arriva da Davis, di nuovo di Fede, della discorso, la formazione inglese, il pallone perso in avanti, si ricomincia quindi con una mischia. Ah sì, abbiamo appena parlato di tenere possesso, guarda cosa è successo, a 22, sono andati in 22, ma per un gioco dove puoi vincere la partita in un minuto, fai due metri veloci. Perché sembra che siccome si gioca su 14 minuti, 7 per tempo, che sia possibile fare tanti, ma se fosse una partita di inverno. Sì. Poi devono avere anche il teatro, un gioco per giovani questa, sicuramente. È un gioco che spesso attenzione, il pallone perso in avanti, c'era possibilità, infatti arriva la meta perché viene concesso il vantaggio e dunque la marcatura 14-5. Adesso
realizzare e tentare la trasformazione. Vedete, il pallone viene perso in avanti, c'è il vantaggio e può andare a marcare la meta Martin Schultz. Un errore pesante però questo. È un errore grave perché di fatto gli apre la partita. Ci sono ancora due minuti e mezzo, poco meno da giocare, basta una meta trasformata già per il pareggio. Viene trasformata anche la meta, per cui 14 a 7. Intanto folla. Questo scenario, lo stadio dei Marmi, così è veramente splendido e man mano che ci avvicineremo alla finale si riempirà ulteriormente di pubblico, perché è anche un'abitudine, è una festa, è un modo per ritrovarsi. Intanto che cerca di muovere il pallone, adesso cerca un po' di gestirlo territorialmente perché gioca al piede, non è forse la scelta migliore da fare. Ah sì, dare sempre adesso ancora il possesso alle altre squadre, adesso l'Italia deve difendere, e stanno difendendo solo 7 punti, quindi forse non è un bel certo. Sì, è un bello spettacolo, io sono venuto qua 2 anni fa quando ho giocato anche qua a Roma, e per Buna c'era un sacco di persone, sarà veramente un bello spettacolo. E vedendo anche un campo così, ho parlato prima con i sudafricani, mi hanno detto che è veramente una cosa che non ho mai visto un bel campo così con questi stati di mani. Ecco, ha recuperato la palla. Poi ancora per l'Italia il pallone perso, è un calcio di punizione, è entrato Frati. Possibilità di lavorarlo ancora con Egitto. Il pallone perso in avanti è una mischia. Insomma, c'è da resistere ancora poco, 30 secondi. E qui il pallone perso in avanti è un peccato perché poteva essere la vittoria degli azzurri per il possesso. Certo che adesso Mail Wilders che vivono segnalati pure i propri 22 metri. È bello vedere questi giocatori che solitamente stanno lontano dalle mischie o comunque dalla prima linea. Sì, tanto spazio che c'è, pochi secondi che manca. Se deve rifare questo misto roccia adesso. Attenzione, e questo è il tempo. Deve resistere alla difesa. Buon placcaggio da noi. E viene buttato fuori Foreman. Importante il placcaggio di Allori. Sì, una cosa che lui è stato forte anche quest'anno, sulla difesa veramente uno dei suoi punti forte. Cioè, ha giocato la Petrarca di quest'anno. E questo potrebbe essere l'ultimo pallone, soprattutto se si era. Infatti. Sì, abbiamo la prima di sentire di storia del campo di Venezia Moreno con l'1-0.